I Carraresi disponevano di tutta una serie di capisaldi militari nel territorio padovano. Fu il successore di Marsilio, Ubertino I, il terzo Carrarese, salito al potere nel 1338, che diede sistemazione organica alle difese dello Stato. Durante la sua signoria vennero costruite gran parte delle mura attuali di Montagnana, centro strategico di primaria importanza al confine tra il territorio padovano e quello veronese. Per un decennio Scaligeri e Carraresi se ne contesero il dominio. La cinta muraria è tra gli esempi di fortezza medievale meglio conservati in Europa. La vastità dello spazio esterno alle mura permette di coglierne intatto l'effetto scenografico. Il periodo signorile impone tecniche di fortificazione sempre più raffinate e complesse, adeguate all'evoluzione dell'arte militare, che nel 300 vede un rapido susseguirsi di novità nell'ambito della tecnologia bellica. Gli strumenti di assedio si fanno sempre più sofisticati e potenti. Macchine a contrappeso o a bilanciere, in grado di lanciare proiettili di pietra o altri oggetti di parecchi quintali contro le difese nemiche o di scagliare materiale incendiario dentro la cinta. Catapulte, mangani, trabucchi, congegni imponenti montati sul campo di battaglia, per il cui uso necessitavano militari esperti. È in questo periodo che si ha notizia dell'impiego del primo cannone in Italia, per l'esattezza a Firenze, nel 1326.